Oh shit, here we go again. Buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video, io sono Gaia e questo è il mio canale. Ho registrato appunto le clip l'altro giorno perché era il mio primo giorno di scuola del terzo anno al liceo scientifico. Ho iniziato la scuola il giorno 10 e nulla, ho deciso di registrare questa clip. Adesso vi parlerò un po' di come è andata la giornata, tanto per farvi un po' compagnia e raccontarvi un po' di casini che ho combinato. Allora, io sono pendolare, quindi prendo l'autobus. Come avrete visto, mi sono svegliata ad un orario decente per la prima volta, penso, in tutta la mia vita. E ho preso l'autobus e sono andata a scuola. Praticamente a scuola mia ha due plessi. Cioè, la scuola dove vado io, liceo scientifico, ha due plessi. Questi due plessi, quest'anno, gli è venuta l'idea geniale di metterci un muro in mezzo, perché devono fare un'altra specie di struttura, quello che ho capito, a centro di casa. Oppure che deve collegare, nessuno lo sa precisamente cosa devono fare. Comunque, appunto, hanno deciso di mettere questo muro, quindi noi non possiamo andare più da un plesso all'altro, cioè non è più un muro, è tipo una recinzione da qua, quindi questo spazio non ci può andare, però può stare qua e può stare qua. E ci sono due cancelli, quindi. Io andavo in questo plesso l'anno scorso e ci vado anche quest'anno. Il problema è che io sono stupida e non lo sapevo. Non so perché, non so quale persona nel mondo, in quale sogno mi sono sentita dire tu quest'anno sei nell'altro plesso. Allora io, che non ero mai andata nell'altro plesso dal cancello, quindi non sapevo come arrivarci. Ma io non ci dovevo arrivare, perché io dovevo andare nella mia classe che era nel primo plesso, invece mi sono convinta che dovevo andare nel secondo. Quindi vedete me, che senza motivo, mi metto a camminare verso questo plesso, non sapendo come si arriva. Allora, cammino, io da persona amichevole e sperduta, vado da una ragazza e faccio scusami, lo so che ti sembrerà un poco stupida, però mi devi dire dove è l'altro plesso. Lei fa, ciao, lo sto cercando anch'io. Ci fa, io ho visto passare delle ragazze a qua, ed eravamo tipo Dora l'esploratrice che cercavamo. Allora, arrivo al plesso finalmente, praticamente ci sono le finestre, no? Tipo delle classi. Allora, in una di queste finestre, ma non so se mi sta mettendo fuoco o no, in una di queste finestre appunto c'è la classe di un mio amico. E questo mio amico mi fa, ma che ci fai qua? Io faccio, ma non lo so, sto cercando la mia classe. Perché lui, da quello che ho capito, sapeva che la mia classe non era in quel plesso e quindi mi ha cercato di dire no, vattene. Però io mi ero convinta, quindi sono andata davanti al cartello con tutte le scritte insieme a questa ragazza e lei ha trovato la sua classe e poi mi fa, tu che classe sei? Io faccio terza C. Le faccio. Mi giro e me ne vado, lo faccio ridendo per non prendermi le occhiate degli altri. Mi sono messa a ridere così da sdrammatizzare un po', perché lo dico, quando fate brutte figure dovete ridere assolutamente. Se vi mettete tipo a impazzire, a essere tristi, la gente vi guarda male. Se voi ridete, la gente non vi guarda male, perché dice ma ride lui e quindi non gli do peso se io parlo, quindi non parlo perché la gente vuole dare peso. Comunque, mi metto a ridere e inizio a chiamare tutte le mie amiche perché volevo sapere dove siamo, in che classe sono, ma le mie amiche non mi rispondevano, grazie. Allora, capisco che sono nell'altro plesso, ritorno da sola perché questa ragazza era nel secondo plesso, ritorno da sola e faccio tipo tutto veloce perché già erano tipo le 8 e un quarto, la scuola da me, no, non erano le 8 e un quarto, erano le 8 e 7 e la scuola da me inizia alle 8, quindi era già entrata. Poi a prima ora c'era una professoressa che non avevamo mai visto, diciamo, cioè l'avevamo vista, però era la nostra nuova professoressa di matematica e fisica e quindi stavo facendo brutta figura prima di iniziare l'anno, grazie. Quindi cammino veloce, arrivo nel mio plesso e faccio, scusate, mi potete dire dov'è la mia classe? E quelli fanno, sopra, svolta, no, gira, no, ah, wow.
Io non ci vedo da lontano, ma il primo giorno di scuola non ho portato gli occhiali perché sono un genio. Quindi per vedere che classe ero dovevo tipo andare così a controllare. Quindi salgo al piano di sopra, che era lo stesso piano dell'anno scorso, quindi il primo piano, però posso girare di qua, dovevo girare di qua. Che in realtà forse è al contrario. Non lo so. Dovevo andare alla mia destra. Facciamo così. Giro a destra, vado dritto. Avrei una flessarocca, ma non la dico. Arrivo tipo verso l'ultima classe e dico, ma qua la mia classe non c'è. Non so perché io guardo questa classe e dico, ma quarta F, no, non è la mia. E me ne vado. Allora dice che la professoressa, mentre entro, diceva, ma io le sto mettendo l'assenza. Io ero tipo, non lo sapevo, appena l'ho scoperto, ho detto, ok, bene, benissimo, super amiche dal primo giorno. Allora poi ad una mia amica è stato detto, valla a recuperare se la trovi. Allora è uscita, mi fa segno, io faccio, finalmente li ho trovati e vado subito in classe perché non vedevo l'ora. E io sono entrata e le fa, ma Gioia? Io, sì. Mi scusi, professoressa, ero un po' disorientata. I miei compagni che pensavano questa è stupida. Sì, questo qua, tutto sommato, è stata la cretinata del primo giorno di scuola. Poi, per il resto, la giornata è andata abbastanza velocemente. Mi sono portata per merenda, forse non l'ho fatto vedere nel clip, forse sì, l'uva, mi sembra. Mi sembra di essermi portata l'uva. E una cosa che ho fatto quest'anno e che gli anni scorsi non ho fatto è portarmi la borraccia. Ho portato quella della Scout Tech, quindi agli Scout, che è una borraccia 500 ml che avevo dal primo anno praticamente di Scout. E poi ne ho comprato un'altra, quindi questa qua la posso usare. E l'ho portata a scuola in modo da non sprecare plastica, da non sprecare anche soldi alle macchinette ogni mattina per prendere l'acqua. E nulla, questo qua era tanto un video tanto per aiutare anche voi, cioè se fate brutta figura fregatevene tanto, chi se ne frega. Però state attenti ovviamente, raccontatemi con un commento come è andato il vostro primo giorno di scuola, magari è successo qualcosa di brutto anche a voi, magari mi consolo così. E nulla, se il video vi è piaciuto, mettete mi piace, andate a seguire su Instagram e su TikTok. E iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Iscrivetevi al mio canale se ancora non l'avete fatto. E nulla, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!